Dopo diversi giorni di down creativo, avevo bisogno solamente di trascorrere un po' di tempo in mezzo alla natura. Mi sono accorto che l'ispirazione non si comanda e non ha nulla a che vedere con i tempi serrati di oggi. E visto che il Parco del Conero si trova non troppo distante da casa mia, ho deciso di percorrere insieme alla mia famiglia il sentiero della Scalaccia, il luogo perfetto per ricaricare le batterie. Il motivo di questo nome penso sia dovuto al tratto finale di questo sentiero, dove sono presenti questi gradoni irregolari che formano questa scala che a prima vista non sembra troppo sicura. Ma con un po' d'attenzione e la giusta dose di buonsenso, anche con i bambini si può fare benissimo e il divertimento è assicurato. Prima di continuare però qualche informazione pratica, se anche voi volete replicare lo stesso sentiero, il numero è il 313 del Parco del Conero e si parte dalla località Pietra la Croce, una piccola frazione che si trova a pochissimi chilometri da Ancona. Potete tranquillamente parcheggiare la vostra auto nei pressi dell'Osteria del Baffo o giù di lì, in ogni modo i parcheggi non mancano. Come tempi di percorrenza siamo circa sui 50 minuti tra andata e ritorno, forse qualcosina in più. Per il resto il sentiero è davvero molto semplice e quindi potete farlo tranquillamente con i vostri bambini facendo solamente un po' d'attenzione nel tratto finale. Naturalmente non è possibile portare i passeggini, a questo punto penso di avervi detto proprio tutto, quindi buona continuazione! Durante il tragitto mi sono dedicato a delle riprese un po' diverse dal solito, che mi hanno permesso di sperimentare moltissimo e Maria Chiara, la mia prima figlia, si è divertita alla grande. Avevo un obiettivo: riprendere questa esperienza evitando le pose e provando a cogliere quei momenti di sincera naturalezza. Che dite? Ci sarò riuscito? Rimanete fino alla fine e se vi fa piacere scrivetemelo qui sotto nei commenti. Una volta arrivati in prossimità del mare, ad attenderci non c'era la spiaggia, ma bensì degli scogli a picco sul mare, con un panorama decisamente interessante. L'ambiente che ci siamo ritrovati di fronte era piuttosto selvaggio rispetto ad altre spiagge del Conero, ma la bellezza ci ha ripagato alla grande. Questa zona è famosa soprattutto per le grotte dei pescatori scavate sulla roccia, una cosa particolare che rende unico questo luogo. Durante la nostra esperienza ci siamo poi imbattuti con questo simpatico gattino che ci ha fatto compagnia per tutto il tempo che siamo rimasti da quelle parti. Sono state 2 ore davvero particolari che mi sono servite per ricaricare le batterie e ripartire alla grande. Questo luogo rappresenta sicuramente la location perfetta se amate un po' d'avventura, ma in totale sicurezza. Con ancora dentro il ricordo di questa esperienza si avvicinava il momento del nostro ritorno, con la consapevolezza che a volte basta veramente poco per ritrovare un po' di serenità. Ora però ci aspettava una discreta salita. Intanto mi sono tolto anche la maglia, anche perché la salita è sicuramente molto più impegnativa. Circa 20 minuti di cammino, forse qualche minuto in più, ma questo luogo merita davvero molto. Se passerete dalle parti del Parco del Conero, segnatevi il sentiero della Scalaccia. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e lasciate un like per supportare il mio lavoro. Ora, da qui è proprio tutto. Noi naturalmente ci vediamo in un prossimo video e a presto. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto.